un'agenzia di stampa Reuters, attraverso i suoi informatori in Turchia, ci informa di una notizia agghiacciante per la libertà di stampa, per chi lotta per il rispetto dei diritti umani, per chi vuole dar voce a tutti, come impongono le regole della democrazia. Il gruppo di Aydin Doğan, imprenditore laico della Turchia che guarda ad ovest, ha venduto, ma sarebbe più giusto dire è stato costretto a vendere i suoi giornali, a cominciare da Hürriyet e dal suo quotidiano in lingua inglese Daily News, a una società imprenditoriale direttamente collegata al presidente sultano, dittatore, inventore di falsi colpi di Stato, Recep Tayyip Erdogan. Anzi, sbaglio, il colpo di Stato c'è stato, l'ha fatto lui, nel silenzio del mondo civile, e continua a massacrare chi non è d'accordo col suo pensiero. Dice tronfiamente di paragonarsi a patrioti del passato, e qualche volta ha ricordato che i patrioti sono Adolf Hitler e Benito Mussolini. Amo profondamente la Turchia, alla quale mi lega un rapporto quasi quarantennale, e amo particolarmente il gruppo Doğan per una ragione professionalmente affettiva. Il mio Corriere della Sera e l'azienda Rizzoli sono stati partner proprio del gruppo Doğan e dei suoi settimanali. Quando molti sciocchini e impreparati diffidavano delle mie fonti turche, non ricordavano che ho avuto la fortuna e il privilegio di frequentare la società che conta in quel paese contraddittorio. Con Gianni D'Angelo, dirigente Rizzoli, e con il mio ex vice direttore Massimo Gaggi, abbiamo frequentato per anni Istanbul e i partner del gruppo editoriale difensore del laicismo di Mustafa Kemal Atatürk. Quante discussioni appassionate quando sostenevamo che Erdogan era forse la nuova chance del riformismo. Eravamo ingenui? Forse. Però quell'uomo ci sembrava intelligente e determinato. Cercai di giustificarlo anche quando in un ristorante del centro di Istanbul gli avvocati di Doğan mi informarono che contro il loro boss era partita una campagna terribile, guidata dagli uomini dell'allora premier Erdogan, per mettere in ginocchio il gruppo editoriale laico più importante della Turchia. Una mega multa su presunte, molto presunte, irregolarità fiscali. Era il 2009 ed era il primo segnale. Ne rimasi turbato. Cominciava allora il calvario per tutti coloro che osavano criticare il sultano. Doğan, per pagare la multa, fu costretto a vendere alcune perle del suo impero editoriale, tra cui lo storico Milliyet, l'anziana guida giornalistica del liberalismo turco. Attenuò i toni degli altri suoi giornali e della CNN Türk, ma ora non basta più. Il feroce dittatore Erdogan pretende l'asservimento totale. C'è un libro appena uscito per il Mulino dal titolo profetico Atatürk, addio, che mi pare il testo più profondo, documentato e scritto magistralmente da un collega che finalmente, e scusate l'esultanza, conosce a fondo l'argomento. Si chiama Marco Guidi, non ha il portamento dei tanti superficiali tromboni e tromboncini del nostro giornalismo, ma scrive con assoluta competenza, con l'umiltà di chi non si vergogna a definirsi cronista, la vera palestra professionale del nostro mestiere, che resta comunque il più bello in assoluto. Marco racconta con preziosi dettagli l'opera di trasformazione della Turchia secolare, fondata da Kemal Atatürk, fino alla neo-islamizzazione del paese in chiave rigidamente sunnita, voluta dal sultano Erdogan. Dall'idea di una nuova Turchia che tende a piegare gli orgogliosi militari all'autoritarismo più bieco che non rispetta alcuna regola. Decine di migliaia di persone in prigione, insegnanti cacciati, giornalisti torturati. Se pensi che è persino una colpa parlare con chi ha osato criticare, magari con un tweet, il sultano megalomane e malato di protagonismo. Erdogan ha imbottito i suoi di bugie, ha fatto sporchi affari con l'ISIS, cioè lo Stato Islamico, ha finto di combatterlo,
Erdogan lo sta resuscitando, massacrando i poveri curdi siriani di Afrin e puntando su Kobani, nell'assoluta indifferenza del cosiddetto mondo civile, il mondo guidato dal presidente pagliaccio Donald Trump, dal cinico Putin e dall'imbarazzante debolezza europea. Le armi per annientare i curdi vengono da arsenali NATO, ma la NATO in questo caso tace, come tacciono le Nazioni Unite e come tace soprattutto la Germania, che per frenare l'afflusso di profughi è stata pronta a strapagare, a nome della UE, la loro permanenza in Turchia. Marco Guidi spiega tutte le porcherie del regime che cerca di distruggere l'immagine di Ataturk. Un tempo erano vietati i matrimoni religiosi e si impediva il velo negli uffici pubblici. Ora accade il contrario. Un tempo era proibita la poligamia. Oggi la poligamia sta tornando a bussare alle porte dei turchi. Se Erdogan insiste, ahimè, ce la farà. Agli sciocchi che non volevano credere che il golpe del 2016 era una bieca sceneggiata, suggerirei un pensiero. Se uno è pronto ad ammazzare decine di migliaia di persone, quanto gli possono interessare 200 agnelli sacrificali pur di far passare l'idea del golpe? Poveri turchi, coraggio e non mollate, vi vogliamo bene. Antonio Ferrari per il Corriere TV.